Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Questa settimana il nostro ospite in studio è l'esperto Giorgio Melelli, che risponderà alle mie e alle vostre domande sulle questioni previdenziali e assistenziali. E quindi vi ricordo subito il numero per intervenire nella nostra trasmissione, che è 011 95 75 798. Iniziamo subito con una risposta che dobbiamo dare a una nostra telespettatrice che ci ha chiamato la settimana scorsa. Sì, io spero che stia ascoltando, perché purtroppo, e qui devo fare ammenda, perché io questa notizia che lei ci ha dato non la conoscevo. Mi spiace dare una notizia negativa alla signora, però è positiva per me, perché mi ha permesso di andare a tirar fuori la circolare numero 35 di marzo 2012 dell'INPS, dove in effetti quella norma transitoria che tanto ha fatto penare, ma che tanto darà alle donne nate nel 52, però solo per le lavoratrici che andranno con la pensione da dipendente. Per cui la signora che ci ha chiamati era coltivatrice diretta, per cui la signora purtroppo non entra nella deroga dei 64 anni. Per le signore nate nel 52. Esatto, per cui purtroppo andrà in pensione con le regole ordinarie, che sono 66 più l'aspettativa di vita che ci sarà al momento della liquidazione della pensione. Quindi 2018. Fra l'altro, leggendo bene la circolare e confrontandomi anche con dei colleghi, anche chi ha la pensione mista, cioè nel senso che se uno ha la pensione mista, la categoria sulla quale viene calcolata la pensione non è la VO, ma è la VOCOM per i commercianti, la VOART per gli artigiani e la VR per i coltivatori diretti. Per cui ci potremmo trovare in questa situazione. Io ho 30 anni di contributi, di cui 22 come dipendente e 8 come autonoma. Io chiedo la pensione solo per i 22 anni da dipendente. Per cui non incorrere, per non incorrere nel divieto dell'anticipare l'età. Esatto. Per cui bisognerà anche qui. Presuppone anche che si prenderà meno come importo di pensione. Sì, però lo prendi due anni prima. Certo, quindi anche qui valutazioni soggettive, esatto, eccetera. Per cui ovviamente chi ha prestato attività o nella gestione autonoma, commercianti, artigiani, coltivatori diretti e nei dipendenti, è bene che prima di vedere se va in pensione a 64 anni ci venga a trovare, che facciamo i calcoli dei contributi sia di una gestione che dell'altra, perché se nella gestione dipendenti non arriva a 20 anni, a 64 anni non si va in pensione. Benissimo, speriamo quindi che la nostra telespettatrice anche oggi sia in ascolto. E veniamo invece ad un'altra novità importante, ovvero quello che riguarda i ticket, sì, della Regione Piemonte. Sì, abbiamo, c'è stata la proroga. Sì, abbiamo saputo, ci hanno mandato una circolare, che la Regione Piemonte ha prorogato l'esenzione dei ticket fino al 31 marzo 2015. Per cui per un anno, alle condizioni di prima, cioè i bambini sotto i 6 anni o gli adulti sopra i 65 che abbiano un reddito familiare inferiore a 36.000 euro o che siano soggetti titolari di assegno sociale o di invalidità civile, che siano cittadini a carico, per cui a carico vuol dire non superare i 2.841, ma in buona sostanza se uno ha già l'esenzione non deve fare nulla, nulla, perché questa esenzione è prorogata fino al 31 marzo del prossimo anno. Questa è una garanzia di non correre, certo, di non dover rifare tutte le domande, eccetera, eccetera.
Benissimo, abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera, sono Cesare di Fossasco. Sì, buonasera. Io dovevo a lei una risposta. A me continuano a dare 17 euro. Allora. Io ve l'ho detto l'altra volta. Il mio capo, Vizio, che c'era l'altra settimana, afferma che quei soldi lì non spettano. Ok? Io dico, secondo me, che quei soldi lì spettano. Sì, ma guardi che ci penserà Cottarelli per me, a mettermi signor Cesare, io dico, me li hai dati. Se me li hai dati è perché hai fatto un ragionamento di un certo tipo. Se me li vuoi togliere, mi devi dare una motivazione per impedire, cioè, perché mi hai dato prima i soldi e poi me li togli? La buona sostanza è, se prima hai avuto una motivazione positiva, perché devi averne una negativa? Ecco, poi scusi, il modello OBSM, stamattina ho telefonato al call center dell'INPS, mi ha risposto l'operatore, ha detto, ma fino a metà aprile, o fino a aprile lei non lo vedrà. Sì, può darsi. Il problema è questo qui, secondo me, senza voler entrare o fare da avvocato all'INPS, secondo me adesso hanno messo in linea tutti i CUD, perché ovviamente il CUD, la legge dice che deve essere consegnato entro il 31 marzo. Certo. Il problema è, dopo che ha finito l'emissione in linea dei CUD, io credo che incomincerà a mettere in linea gli OBSM, anche perché è importante per controllare la propria pensione, ma non è indispensabile per fare denuncia dei redditi. Ma senta una cosa, alla fin fine poi il contributo di solidarietà provvisorio che uno andrà a pagare, secondo lei, cioè qui secondo me sulle parti eccedenti 2500 euro lordi lo metteranno, e di quanto sarà a quel punto? Del 6% come quello che succederà? Io ho letto come lei i giornali, non ne ascolto molta, ma qualche televisione l'ascolto anch'io. Secondo me è ancora tutto da verificare, perché quando Renzi dice tocchiamo le pensioni, non dice tocchiamo le pensioni a 2500, 3000, 4000 o 5000, dice tocchiamo le pensioni, molto generico. Per cui io, prima di spendere una parola rispetto ad eventuali prelievi, che qualche giornale, ma per provocare secondo me, ha scritto anche a caratteri cubitali, prima di fare dei ragionamenti aspetterei un attimo. Ma come io l'avevo detto... La dobbiamo salutare perché abbiamo altre telefonate in attesa. La ringraziamo. Se si tratta di dare un contributo, sono disposto, però ovviamente non pagare le stesse tasse e poi in aggiunta si aggiunge il contributo. Grazie. Buonasera Cesare. Grazie. No, ma il problema è quello che dice lui, sono d'accordo anch'io. Certo. Cioè il problema è, bisogna vedere che la motivazione di questo contributo anche, no? Perché poi contributo si può sempre dare chi ha le pensioni di un certo livello, però bisogna capire la tassazione che poi mi fai sopra, non è che io poi sul contributo pago le tasse, cioè, per cui secondo me è ancora tutto da vedere, ecco, cioè non... Va bene, vedremo se ci saranno delle novità, sarà nostra cura tenere informato certo, il nostro pubblico. Certo. Veniamo invece ad una novità che è effettiva e che riguarda il congedo di maternità e i congedi parentali. Esatto. Allora, il problema è che anche queste cose qui io non lo sapevo, ho partecipato a un corso l'altra settimana che ha fatto il nostro patronato, viva Dio che il patronato fa ancora dei corsi di aggiornamento, perché ci danno gli strumenti per lavorare meglio. E si parlava del congedo parentale. Cos'è il congedo parentale? È una parola un po' complicata, non è nient'altro che l'astensione facoltativa.
Prima si chiamava astensione facoltativa, oggi si chiama congedo parentale. Vogliamo dire la telefonata, poi continuo? Sì, va bene, allora sentiamo prima il telespettatore, visto che è un argomento sì, un pochino lungo e sì, complesso, sì. Lo riprendiamo dopo la telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Ma sono prima Pietro. Sì, ci dica. Allora, voglio telefonare a Minelli. Sì, 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 la sto già ascoltando, prego. Allora cosa le devo fare? Cosa devo fare? Per che cosa? Devo parlare a Minelli. Mi dica, sono qua. La sto già ascoltando. Signor Minelli. Sì. Senta un po', le devo chiedere, due per la badante. Sì. Ho la detrazione di 2500 euro. Sì, l'ho detto due settimane fa, non mi... Sì, mi pare... Ma ho compreso i contributi? Come? Se ho compreso i contributi? No, perché la detrazione, se non sbaglio, è 2120, non lo so, qualcuno glielo dirà il CAF, è la detrazione, i contributi è una deduzione, sono anche deducibili. Sono due concetti diversi. Va bene, grazie. Prego. Grazie a lei, buonasera, continui a seguirci. Sì, quindi si possono scaricare entrambi, è esatto. Un doppio vantaggio che perché si ha. Allora, l'ha detto il nostro amico del CAF. Ricordiamolo, visto che siamo in campagna fiscale, sì, può servire ad altri. L'onere deducibile è quella cifra che io tolgo dal mio lordo. Uh-huh. Io ho 20.000 euro, ho speso 2.000 euro per contributi, il mio reddito viene calcolato su 18.000. Esatto, quindi serve per abbassare il lordo. Su cui poi pagherò le tasse. Gli oneri detraibili invece è il 19% di quello che ho pagato e mi viene rimborsato dalle tasse che ho pagato. Benissimo, quindi... Perché voi sapete purtroppo che chi non paga tasse non può scaricare non nulla. Può detrarre nulla. Perché? Perché non può pescare dalle tasse che ha pagato. Certo. Questo è il problema. Il concetto di base. Per cui la differenza è deducibile i contributi, detraibili il contributo per la badante. Il suo stipendio. I 2.500, quello che sarà. La quota appunto esatto. di quello che si è esatto. pagato per esatto, la badante. Esatto. Abbiamo già in linea un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Buonasera, sono Ettore da Cuneo. Buonasera, ci dica. Buonasera, io volevo porre un quesito, siccome... A gennaio 2014 ho compiuto 59 anni di età, a ottobre 2013 40 anni di contributi, di cui 30 come tornista e gli ultimi 7 come tretornista. Volevo sapere se rientro eventualmente in lavori usuranti ancora e quando potrò andare in pensione. Non credo proprio, non credo che lei entri nei lavori usuranti. Neanche perché? Avendo fatto per 7 anni tre turni, quindi la notte... No, perché la legge dice che devo almeno fare 10 anni di lavoro notturno. Capito. Per cui lei non ci arriva, perché se lei girava 6-2-2-10 notte, sì. Lei faceva una notte ogni 3 giorni. Certo. Per cui in 10 anni lei fa 3 anni. Ha capito? Ma a me risultava che 7 anni negli ultimi 10 bisognava avere fatto almeno 64 no, notti all'anno. Fatti. Lei non li ha fatti notti perché... però, non solo di 3 turni. Esatto, non i 3 turni. Esclusivamente? Se lei avesse fatto 7 anni di notte è un altro discorso. Ma lei ha fatto per 7 anni 3 turni, il turnista. Sì, però io avevo visto uno specchietto che dichiarava minimo di 64 notti... per ogni anno negli ultimi 7 anni. No, non ce la fa. Provi a fare il calcolo. Togli i sabati e le domeniche. Sì. Togli le ferie. Sì. Togli le festività. Sì. Non ce la fa, non ce la fanno neanche le infermiere. Ma io ne ho fatto, ad esempio, l'anno 2013 ho fatto 72 notti. Allora, lei faccia una cosa. Lei vada al patronato sì. e faccia la stessa domanda. Loro tirano fuori le tabelle. Sì. Perché come l'ha vista lei, le tabelle le hanno anche loro. Penso secondo me non riesce ad andare. Mm-hmm. A parte che poi per andare non basta i 60 anni, Perché i lavori usuranti abbassano l'età. Capito. Per cui secondo me, se non ricordo male, dovrebbe essere 62. Capito. Gli anni occorrenti per poter usufruire. Però io ho dei forti dubbi
circa il suo diritto ad usufruire del lavoro notturno. Poi è vero che c'è anche il lavoro turnista, ma il lavoro turnista la legge lo spiega in un modo abbastanza sibillino. Sì. Non è sempre semplice stabilire qual è il turnista che può usufruire dei lavori usuranti. Ecco perché le consiglio di andare a un patronato con la legge davanti, dove spiega bene tutte le possibilità, lei si può rendere conto e gli possono dire se può andare o meno con i lavori usuranti. Secondo me no. E però, se non posso usufruire dei lavori usuranti, in queste condizioni potrò andare quando? Secondo me quando ha 60... quando hai 42 anni e mezzo. Capito, che... Per cui tra 2 anni e mezzo, abbondante. Io ho fatto 40 anni a ottobre. Per cui vuol dire 2000, a metà del 2016. Perfetto, grazie a lei. Prego. Buonasera. Grazie, buonasera. Lavori usuranti non se ne fa tanti, perché hanno fatto questi lavori usuranti, ma sono talmente complicati nel calcolo anche, no? E 7 negli ultimi 10, e però c'è il mala continuità, è un pasticcio. Tant'è che le infermiere si sono ribellate. Beh, certo, perché loro ne fanno tante notti, però non arrivano a fare le notti necessarie per essere riconosciute nei lavori usuranti. Questo è il problema. Quindi se addirittura perché chiaro, uno non fa sempre di notte, è raro. No. Di solito si turna, si fa la settimana a testa, 15 giorni a testa, eccetera. Sì. Veniamo invece alla maternità. Sì, beh, questo è importante, perché intanto volevo dirvi che congedo parentale non è nient'altro che l'astensione facoltativa di una volta. Esatto, quindi solo è cambiato il termine. Solo che una volta l'astensione facoltativa poteva averla solo la moglie, la mamma. Ecco perché si chiama maternità facoltativa. Ecco perché è parentale, perché non è più solo la mamma che lo può richiedere, ma anche il papà, con certe regole. Ma la novità vera, che è da 2 anni che c'è, io non conoscevo, voi sapete che il congedo parentale si ha diritto a una paga del 30%, per cui il 30% di 1000 euro di uno stipendio fa 300 euro ed è bassa. Allora cosa ha detto la legge che è uscita 2 anni fa? Che la materna o il padre possono chiedere l'anticipo del TFR. Noi sappiamo che l'anticipo del TFR si poteva prendere per la costruzione della prima casa, l'acquisto della prima casa, o per malattie gravi, per sé o per i familiari, figlio, eccetera. Adesso si può chiedere, fra l'altro io mi sono stampato anche il modello perché non lo conoscevo, si può chiedere un tot della liquidazione per integrare il salario che uno ci rimette col congedo parentale del 30%. E questa è, secondo me, un'ottima cosa. Una novità sicuramente importante che vale quindi sia per la madre che per il padre. Vale a sto punto qui, se ne avete necessità, i patronati hanno il modello dell'INPS da compilare, una domanda che si fa all'INPS, per cui assieme vediamo l'opportunità o meno di chiedere l'anticipo, però è bello sapere che c'è la possibilità, che c'è questa, come posso dire, via di fuga per non avere il salario tagliato. Troppo basso. Esatto, per cui questo secondo me è fondamentale. Sicuramente interessante per molti che sono all'ascolto. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Ad Asti. Sì, prego. Niente, io volevo sapere, parlo da parte di mia moglie. Mia moglie compie gli anni, è nata il 52, 12 febbraio 1952. Sì. Ha 21 anni, quasi 22 di Marchette. Sì. Non lavora. Sì. Vorrei sapere quando va in pensione. Ma va in pensione a 64 anni e 3 mesi. Per cui va in pensione nel 2016, febbraio, maggio-giugno 2016. Bello, perché mi avevano detto che c'è un articolo, in base a quell'articolo lei dovrebbe andare il 31 dicembre 2015. E perché? Mi hanno detto così. Ma io ho letto prima, io ho qui la circolare dell'INPS, assolutamente no. Al compimento del 64esimo anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni
e di un'anagrafe di almeno 60 anni. Per cui sua moglie ha i 20 anni perché ne ha 21, ha i 60 anni, per cui va in pensione al compimento del 64esimo anno, che è il 2016, più l'aspettativa di vita. Per cui chi gli ha detto 31 dicembre 2015 ha fatto un errore. Ha preso un abbaglio. Ecco. Ok? E allora dovremmo andare a marzo del 2016. Maggio-giugno del 2016. Maggio-giugno del 2016. Perché c'è l'aspettativa di vita, che non so ancora nel 2016 quanto sarà. Potrebbe essere 3 mesi, come 5 mesi, come 6 mesi. Ho capito. Ok? Va bene, grazie. Grazie a lei, continui a seguirci, buonasera. Arrivederci. Ecco, un'altra questione, sempre che riguarda le pensioni, di cui stiamo arrivando al capolinea, è la sperimentazione delle pensioni miste, sì, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno. Adesso chiediamo a Melelli di ricordarci, sì, quali sono i requisiti per fare questa richiesta e perché la scadenza è il 30 giugno. Sì, un po' spero di riuscire a spiegarlo. Il problema è, intanto è la legge Maroni, no? Quella che dà la opportunità alle donne che hanno compiuto il 57esimo anno di età e hanno i 35 anni di contributi di poter andare in pensione con il calcolo contributivo. Non vi sto a spiegare il calcolo contributivo è più basso del retributivo. L'abbiamo già detto tante volte. Perché noi sappiamo che le donne che scelgono questa strada è perché in famiglia hanno delle esigenze che sono ben più grosse del fatto che il calcolo è più basso. Però chi usufruisce di questa norma deve sottostare alle finestre. Voi sapete che le finestre erano 12 mesi per i dipendenti, dipendenti vuol dire quelli che hanno le pensioni costruite solo con lavoro dipendente, oppure 18 mesi per quei lavoratori che hanno un po' di lavoro dipendente e un po' di lavoro autonomo. Io mi riferisco a queste persone qui, perché 18 mesi vuol dire un anno e mezzo. Certo. Visto che la sperimentazione, sempre che i governi che si succederanno non la prorogheranno, ma fino ad oggi non c'è, per cui noi dobbiamo dire che per chi ha o potrebbe avere una pensione mista, per cui con una finestra di 18 mesi, deve maturare il diritto 57-35 entro il 30 giugno di quest'anno. Perché? Perché poi deve passare 18 mesi e prendere la pensione al 1 gennaio 2016. Benissimo. Ecco perché scade adesso, tra 3 mesi, la possibilità di accedere a questo beneficio. Mentre, è bene ricordarlo a tutte le signore che stanno valutando di percorrere questa strada, che sappiano che hanno ancora. Mentre per i dipendenti il tempo scadrà al 31 dicembre di quest'anno. Sì, quindi loro hanno un po' più tempo. Perché la finestra non è 18 mesi ma è 12, per cui scadrà la finestra al 31/12/2015, data di scadenza della sperimentazione, per cui per loro ci sarà più tempo. Ecco, a chi vuole intraprendere questa strada sappia che se ha dei contributi autonomi deve decidere entro il 30 giugno di quest'anno. Altrimenti appunto poi fuoriesce. Esatto, per cui non può più usarla, salvo che non ci sia una proroga, ecco, tutto lì. Vedremo se arriverà, anche qui saremo i primi a darvene notizia. Questo fuori dubbio. Ecco, siamo entrati nella campagna fiscale. Sì, ecco, Melelli che opera nella sede dei pensionati. Siamo i primi giorni che sa darci il polso della situazione. Sì, abbiamo incominciato a prenotare, per cui è inutile dirvi, perché mi sembra abbastanza evidente, piano pianino state arrivando tutti, di venire a prenotarvi per fare la denuncia. Innanzitutto voi dovete sapere, lo ripetiamo, che rispetto al CUD non devono avere nessun problema, perché il CUD, noi lo sappiamo, l'IMSS non lo manda, però lo stampa il funzionario del CAF. Benissimo. Prima di fare la domanda. Lo si dice. Quello che invece dovete preoccuparvi è di raccogliere
tutte le pezze giustificative che volete detrarre. E cos'è che possiamo detrarre? Le spese mediche. Quindi farmaci. Attenzione, gli scontrini della farmacia, come abbiamo detto l'altra volta, devono avere la scritta farmaco e devono avere il codice fiscale, altrimenti non valgono, non possono essere presi in considerazione. Poi diciamo le altre cose. Sì, va bene, allora diamo spazio alla telefonata e poi vediamo quali altre cose possono essere detratte. Esatto. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Rivoli. Prego signora, ci dica. Senta, volevo chiedere un'informazione. Io quest'anno vado in pensione con 36 anni di INPS e ho circa 7 anni dell'INPAP. Sì. In pratica, cioè, se non smetto di lavorare ad agosto non posso fare domanda di pensione in pratica. E mi hanno detto prima che io posso prendere la pensione ci passeranno poi parecchi mesi, perché dovrò ricongiungere i due enti. Ma lei ha fatto la ricongiunzione? No, mi hanno detto che se io vado ad agosto in pensione, sì, e dovrò farla quando vado in pensione, la ricongiunzione. Ma perché l'aveva già fatta prima? No, io non l'ho ancora fatta. Allora, perché deve farla quando va in pensione? Perché mi hanno detto di aspettare a luglio, si fa la ricongiunzione. Ma la ricongiunzione la può fare anche adesso. Ma guardi, nessuno me l'ha... La ricongiunzione si fa all'atto della domanda quando è già stata presentata una domanda e il cittadino ha rinunciato. Allora, se io rinuncio alla ricongiunzione, la posso rifare all'atto della domanda? No, io non ho rinunciato, appunto, sono andata da... Le spiego. Sì. Poi bisogna capire come lavora l'INPS, perché non è detto che ci mettono tantissimi mesi. Ah, no, ma l'ho detto circa 6-7 mesi. Ma il problema è, allora, intanto si fa contestualmente, no? Lei mentre fa domanda di pensione, credo che chi gli fa la domanda inserisca dentro alla domanda di pensione quella ricongiunzione. Sì. Il funzionario INPS cosa fa? Prima fa la ricongiunzione, poi fa la domanda di pensione e gli manda i bollettini da pagare. Ma c'è ancora questa legge che bisogna pagare per ricongiungere? È certo che c'è. Ah, c'è ancora? Ma sì. Essendo tutto INPS adesso? No, attenzione, tutto INPS sono i muri, sono le scrivanie, sono gli stabili. Ah, il resto ma no. Le regole, purtroppo, le regole sono ancora quelle che c'erano prima. Alla vecchia maniera. Cioè, è vero che più andiamo avanti e più la normativa è identica, però rispetto al trasferimento della posizione c'è ancora la diversità. Il problema è, ma lei adesso dove lavora, nel privato o nel pubblico? Adesso lavoro sempre a scuola. È questo. Sì, perché ho tanti anni di INPS e ho 7 anni di INPDAP. Ecco perché non può farla. Perché finché lavora non può fare la ricongiunzione. Perché la scuola non posso lasciare la metà. Pensavo che avesse prima il pubblico e poi il privato. No, è viceversa. Allora sì. Però secondo me, signora, poi tutto può succedere a Torino, perché è una grossa realtà. Se fosse una piccola realtà le direi che i 6 mesi sono troppi, perché volendo il funzionario un paio di mesi liquida tutto. Perché vuole comunque fare dei calcoli che gli fa il computer, sì, immettendo dei coefficienti che il computer ha già in memoria. Non dovrebbe essere l'ira di Dio, Allora, signora, le do un consiglio. Dica. Lei dopo che ha fatto domanda, lascia passare le ferie, settembre. Sì, perché io come... Il posto di lavoro è fino a 30 agosto, diciamo. Esatto. Contratto. Per cui, poi il problema è, metà ottobre incomincia ad andare a prendere il bigliettino all'INPS e incomincia a rompere le scatole. Poi a 10 di novembre arriva, cioè senza essere assillanti, tenere sotto controllo la situazione. Però far capire ai funzionari che le pensioni servono per tirare avanti e per mangiare, non è che uno si diverte perché gli serve per tirare avanti, ecco.
sicuramente. Va bene, la ringrazio. Grazie signora. Arrivederci, buonasera. Ecco, adesso faccio io una domanda a Melelli. Sì. Ma la ricongiunzione è obbligatoria? No. E quindi in quali casi conviene farla? Ecco, nel caso della signora sì, perché noi abbiamo anche la totalizzazione, che è una cosa che è nata qualche anno fa, nel 2000, dove diceva che tutti i periodi superiori ai 3 anni di versamenti potevano essere cumulati tutti verso l'ultimo gestore della mia posizione. Cioè se io alla fine lavoravo all'INDAP, tutti i contributi andavano all'INDAP, ogni gestione pagava la sua pensione e l'INDAP pagava la pensione complessiva. Però questa roba qui avviene con il calcolo contributivo. Ah, ecco, quindi la differenza è anche questa. Cioè la signora potrebbe anche chiedere la totalizzazione, però andrebbe col calcolo contributivo. Per cui invece di prendere 1000 prende 600. E allora, ha dei costi la totalizzazione? 0, è gratis. Però è chiaro che la signora dalla voce mi sembrava abbastanza giovanile, per cui bisogna sempre calcolare che la pensione io posso prenderla per 25 anni. Certo. Per cui se io ci smeno 3.000 euro l'anno per 25 anni fa 70.000 euro. Che non è una perdita da poco. Esatto, per cui bisogna sempre avere l'oculatezza di capire dove vado a finire, che calcolo faccio, eccetera, certo, eccetera. Ci sono più opzioni, però secondo me per la signora l'unica cosa è la ricongiunzione. Lei pagherà un onere, secondo me, neanche tanto alto, perché in base a che cosa si paga? La differenza tra la contribuzione IMSS e quella dello Stato, per cui ci sono dei coefficienti in base all'età, in base ai mesi che mancano alla pensione, e viene fuori un calcolo, ma la signora conviene sempre. Bene, perché altrimenti o fa la totalizzazione e va col contributivo o va in pensione a 66 anni, ma non mi sembra il caso. È una cosa impensabile. Non mi sembra il caso. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, buonasera, chiamo da Torino. Buonasera, prego, ci dica. Prima cosa, complimenti per la trasmissione perché è molto utile. Grazie, grazie mille. Poi, la mia domanda è questa. Mio figlio lavora nel settore commercio, la quale paga un'assicurazione sanitaria mensilmente, di cui usufruisce, diciamo, della restituzione delle spese mediche che effettua. Ecco, la domanda è, queste spese mediche, oltre a essere rimborsate da questa assicurazione sanitaria privata, diciamo, che mette a disposizione un'azienda, si possono detrarre anche su 730? Sì. Ecco, la stessa, diciamo, la stessa ricevuta di una visita si può detrarre su 730. È successo a me. Ah, bene. Quindi io avevo un'assicurazione malattia, ho dovuto pagare delle cose per i miei familiari, e l'assicurazione mi ha rimborsato i quattrini, io li ho scalati dalla denuncia di redditi. Va a detrarre gli stessi ricevute che si presentano alla situazione. Certo. Il problema è che siano sanitari e quelle cose. Sì, certamente. Sì. Va bene, molto gentile. Prego. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Ecco, allora, visto che siamo tornati in materia di dichiarazione dei redditi, possiamo riprendere l'argomento. Poi, chi ha la macchina deve prendere il tagliandino dell'assicurazione. Perché non è che si detrae l'assicurazione, ma si detrae il Servizio Sanitario Nazionale, perché quindi sulla nostra assicurazione c'è il Servizio Sanitario Nazionale. La salute anche lì. Poi chi ha i figli all'università, i bollettini universitari, perché si possono dedurre. E poi spese varie, chi ha fatto delle ristrutturazioni, eccetera, ma secondo me queste persone qui lo sapranno già, perché quando il muratore, quando l'impresario fa questi tipi di lavori, mette già al corrente le persone dell'opportunità e della possibilità di detrarre il 50%. Ci sono delle procedure da seguire. Il problema è un percorso chiudiamo la partita, è voi portate tutto quello che ritenete possibile di detrazione. Ricordiamo per esempio anche le spese del veterinario. Spese del veterinario per i cani, per i gatti, cioè quello che serve prendiamo, quello che non serve non prendiamo. Restituiamo. È meglio avere un pezzo di carta in più, anche che non mi serve, piuttosto che dimenticare un pezzo di carta che mi potrebbe dare dei benefici di rimborso da parte dello Stato. Benissimo, abbiamo già in linea un'altra telefonata, quindi sentiamo. Pronto?
Sì, buonasera, sono Matteo, chiamo da Torino. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, 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 adesso la sentiamo. Buonasera, chiamo da Torino. Sì, prego, ci dica. Buonasera. Senta, io sono un dipendente di un istituto di credito. Non si sente niente. Mi sente? Dipendente di istituto di credito, ho capito bene? Bancario? Sì, bancario, certo. Sì, sente? Prego. Ecco, io a fine maggio andrò in pensione, anzi entrerò nel nostro fondo di solidarietà, si chiama. Io sono andato all'INPS per farmi fare due conti di quanto prenderò come pensione e mi hanno dato una quota, però mi hanno detto che questa quota avrà una, diciamo, una tassazione agevolata, come entrando nel fondo di solidarietà avrà una tassazione separata. Però con questa tassazione separata non potrò scaricarmi nulla. Non conosco. Questo è quello che mi ha detto l'INPS. Non conosco. Forse non conosce l'articolo, no. Niente allora. Però io ho tanti amici. Sì. Io ho tanti amici nei bancari, chiederò tassazione ridotta. Allora, mi hanno detto. Però non può detrarre nulla? Esatto, non fa reddito praticamente. Entrando nel fondo di solidarietà nostro interno, non fa reddito. Non fa reddito, non cosa? Posso caricare cosa non fa reddito? La pensione. È una novità assoluta. Questo sì, anche per me, però me l'hanno confermata. E fin quando non andrò in pensione, ci sarà questa tassazione separata. Non lo so, non lo so. Io mi informo e martedì le dico qualcosa. Va bene, allora ci sentiamo martedì prossimo alle ore 18 in apertura di puntata. Sono contento perché è una novità e tutte le novità sì, che sì, si no, è una, ripeto, entrando nel fondo di solidarietà nostro interno. Ma è un problema bancario, per cui l'INPS, cosa c'entra l'INPS? La pensione viene liquida al fondo bancario? No, è sempre l'INPS, solo che la pensione la paga per un tot di anni, fino a quando non avevo 62 anni, la banca. Per cui è come se lo pagasse il fondo. Esatto, il fondo di solidarietà. Allora, esatto, dalla banca. Sì, e quindi allora non fare sì, probabilmente, ecco. Però non glielo so dire adesso, mi spiace. Ecco. Perché poi mi hanno detto, noi abbiamo anche un altro fondo nostro interno, è un'altra pensione interna nostra. Sì. E quindi mi hanno detto che praticamente quest'altra quota la prenderò lorda, perché l'altra non fa reddito. Ah, ho capito. Non superare il 7.500. Non facendo il reddito, ho capito. Io mi informo, poi la prossima settimana le rispondo. L'ascolto, se lei mi ascolta bene, se no è una notizia che do a più persone, magari altri sì, bancari. Siamo i famosi salvaguardati. Diciamo. Altri bancari sono nelle sue condizioni. Sì, certo. Ok? Va bene, grazie mille. A lei. Grazie a lei, grazie. Che ci stimola su questa notizia un po' particolare, un po' di nicchia. Cioè, che le banche avessero i loro fondi, sì. Che liquidassero loro le pensioni, sì. Ma che questo non facesse reddito... Suona nuovo. Ma, o quantomeno strano. Cioè, la logica mi direbbe che non lo so. Ma mi informo per interessante. Dove sia il fondo? No, sì, bisogna ricercare. No, anche perché i fondi bancari sono un po' particolari, eccetera. Poi appunto si chiama fondo di solidarietà perché pagano loro fino a una certa data, poi subentra invece l'INPS in pianta stabile. Per cui, con la pensione vera e propria. Esatto, sono dei periodi un po' particolari. Come... Sì, è vero. Come situazione. È vero. Ecco, ne abbiamo già parlato all'inizio della puntata tramite la prima telefonata che ci è arrivata, però ricordiamolo ancora una volta perché sicuramente è una cosa che riguarda tanti pensionati. Per quanto riguarda l'OBSM non ci sono ancora. Sì. Il problema è l'OBSM no, perché io ho risposto prima al mio amico Cesare che gli OBSM la Previdenza li caricherà mettere in linea. Li metterà in linea non appena avrà terminato la messa in linea dei CUD. Ecco, quindi oggi, visto che la scadenza era il 31 marzo per quanto riguarda i CUD, siamo quasi alla fine, sì. Per cui giustamente il funzionario dell'INPS di Torino ha detto al nostro telespettatore che saranno pronti dopo il 10-15 di aprile. Sì, intorno alla metà di aprile, non prima. E io direi che sono ancora tempi buoni. Accettabili.
sia per reclamare ci fossero dei problemi all'inizio dell'anno di conguaglio, eccetera, sia per rendersi conto di che tipo di pensione stiamo percependo. Benissimo. Di verificare una volta per tutte l'aumento che c'è stato dopo la valutazione che tanto si aspettava. E io spero che la gente venga a trovarci, perché? Perché se la gente capisce com'è il meccanismo, molti dubbi che possono sorgere andando a prendere la pensione e vedendo magari che c'è 10 euro in meno, 10 euro in più, eccetera, conoscendo il meccanismo che è spiegato sull'OBSM, il pensionato si rende conto e si tranquillizza, sì, rispetto alla giustezza della liquidazione, no? Sia nel dare che nell'avere. Certo, quindi senza allarmismi, senza, esatto, esattamente. Che invece purtroppo senza documento. Ah, fra l'altro poi devo dire una cosa. Sì, se... sentiamo la telefonata e poi Melelli ci dà ancora questa notizia. Sì. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Allora, parlo da Genova, sì. Sono Vincenzo. Ci dica, prego. Allora, sono operaio, sono della CISL anche io, perché sono delegato, vabbè, il mio sindacato praticamente è a Roma. Volevo sapere una cosa, mi sono dimenticato di dire al mio sindacato, ma c'è da pagare l'IMU come prima casa o no? No, assolutamente. Che poi ce la mettano in mezzo a tutte le altre tasse, perché noi adesso dovremmo pagare la TASI, tassa servizi indi, ma un'altra cosa, cioè il problema è i comuni, l'IMU sulla prima casa non c'è, non esiste, ci sono altre tasse che il comune ci metterà e qualcuno ipotizza che in queste tasse, tra le pieghe di queste tasse, potrebbe esserci anche una piccola percentuale di chi ha le case, però tra l'IMU vera e propria, non c'è più sulla prima casa, assolutamente. Ah, non c'è, solo la seconda casa, perché io ho la seconda casa e quella va bene, però, certo, però la prima però casa, la faccenda, no. Però aspetta, però la faccenda dell'IMU, aspetta, per la faccenda dell'IMU che loro l'hanno tolto per forza, loro furbi ce l'hanno tassato dove? Alla spazzatura con la tasse e poi altre cose, perché ci mettono tutto loro, perché avevano una parte e ne mettono un'altra. Come gli 80 euro, come noi dipendenti lavoratori, come gli 80 euro, non so cosa sono, messi, come noi dipendenti, Allora, infatti, si è ritirato indietro anche con l'IRPEF, che gli 80 euro è un bonus. Esatto. Però Renzi doveva anche abbassare l'IRPEF e poi si è ritirato indietro. Rendiamo conto che in situazione siamo. Prima promette le cose e poi il problema è a parte che adesso non ho ancora sentito come verranno pagati, ma vi aumenteranno le detrazioni o vi danno dei soldi così in busta paga? In busta paga. Ma secondo me invece vi applicheranno delle detrazioni che rispetto alle tasse che si pagano. Che fanno 80 euro al mese, secondo me. Sì, infatti, se uno paga 80 euro... In busta paga risulta 80 euro in più, certo, ogni mese. Sì, però quelle a sotto a 1500 euro. Esatto. Quello, sempre sull'ordo, calcolate. Ecco, prendo qui. Grazie a lei. Infatti poi devo fare il collegamento col mio sindacato Paolo, che è lì a Roma, della CISL, che poi dobbiamo fare l'incontro. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Perché il problema è 1500, lordi o puliti? Perché se Renzi... No, lordi. No, ma se Renzi dice che chi prende 1500 euro... non è ricco, ovviamente. Siamo d'accordo. Allora, il problema è chi li prende. Se io prendo 1500 lordi, vuol dire prendo 1200. Ah, sì. Allora, bisogna capire bene cosa... Io credo che intenda lordi, comunque. Per cui lordi vuol dire che tutti quelli che prendono 1200 euro puliti... E ho anche meno. Allora, i 1500 che... Vabbè. Purtroppo non quando parliamo di cifre non sempre... Non mettiamo il carro davanti a voi. No, infatti. No, volevo dire una cosa, il tempo corre e stringe, questo... Sì. Stanno arrivando da parte dell'INPS dei debiti, chiedono dei soldi alla gente, specialmente delle poste, gli amici delle poste, perché sembrerebbe che la Previdenza ha sbagliato dei calcoli dell'aumento della pensione. Il problema è, prima di dare l'ok, vi raccomando di venire a trovarci,
perché si può anche fare ricorso. Bene, magari di questo parliamo la prossima settimana, soltanto perché abbiamo una telefonata e 3 minuti di tempo, quindi sentiamo velocemente il telespettatore. Pronto? Buonasera signorina, buonasera signora. Buonasera. Sono Gaetano da Torino. Come tutto sta? Bene? Va bene. Abbastanza bene, lei? Ma voi? L'abbiamo okay. più sentita. Sì, ma perché ho problemi intervento all'oggi, mia moglie mi fa da bene. Ma va bene. Mia moglie è invalido. Dica. Allora, vedete cosa dico, adesso il governo sta facendo discussione per questi 80 euro, ma non è più semplice, mi ascolti bene, togliere 80 euro di tasse sulla busta paga e si risolvono tutti i problemi? Ma noi pensiamo proprio che sarà questo il meccanismo. Credo che sarà questo quello che Renzi farà. Sì, io scusa, vorrei poi attacco, quello che voglio dire, però prima di tante cose, forse abbiamo più le idee chiare noi che loro? E ciò che concerne l'Inps che ha fatto degli errori, ma io dico un po', se vedete, ma l'Inps cosa abbiamo? Dei ragionieri o dei somari? Perché se loro mi dovessero chiedere a me degli arretrati che hanno sbagliato loro, io posso dire, no, voi mi avete fregato. Lo so. Capisce? Parliamo martedì prossimo, perché c'è una legge che prevede la possibilità di non rimborsare gli errori dell'Inps. Però è talmente una legge ingarbugliata. È come la legge italiana. Che è di difficile applicazione, per cui a volte conviene restituire quei pochi denari che ci chiedono piuttosto che fare guerre sante. Che iniziare una causa che poi magari va a costare più di quello che fa. Allora, io dico questo, secondo me l'Inps a noi ci frega 2 euro al mese. Ma non è sulla pensione. Dimostrarsi che non è il contrario, che a me mi rubano 2 euro, 2 euro per 16 sono 32 milioni al mese. Ma perché non aumentano noi? Perché dare 1 euro a noi vuol dire dare 16 milioni di euro, perché siamo in tanti, capisce? Purtroppo la dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito. La ringraziamo comunque per essere intervenuto e anche per quanto riguarda l'ultima questione di cui ha parlato Melelli, ci aggiorniamo la settimana prossima. Per questa sera noi vi ringraziamo per averci seguito e vi salutiamo. Ci vediamo martedì prossimo. Buona serata. Buonasera.